Il Presidente del Consiglio si è dimesso alle 18.45. Questa legislatura per Fratelli d'Italia è finita e daremo battaglia! Questo vuol dire una crisi provocata dal partito di Conte. Ma non siamo alla regia del Conte. Lo scontro si è manifestato, si è sviluppato intorno a una lettura diversa del mondo e della politica. Bisogna avere il coraggio di dire al Presidente del Consiglio Mario Draghi che nulla giustifica oggi la fermata del governo in questa situazione. Noi oggi non partecipiamo al voto a questo provvedimento perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo. Non possiamo in un momento di crisi economica per tante famiglie, tante imprese, perdere tempo in litigi, in beghe, cosa pensa Conte, cosa fa Di Maio, Renzi, 5 Stelle. La domanda immediatamente successiva è: chissà chi si allea con chi? Il voto non è, per quanto mi riguarda, non è mai un rischio. Gli italiani sono molto più saggi della loro classe politica, quindi gli italiani scelgono sempre in modo molto saggio. Buongiorno e ben ritrovati all'Aria che tira estate. C'è poco da chiedersi oggi se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto. Se il bicchiere è rotto. Con le dimissioni di ieri di Mario Draghi, dimissioni al momento non accolte dal capo dello Stato, si è comunque rotta quella formula non politica della unità nazionale. Chi rompe paga e i cocci sono i suoi, ma nel paese eternamente diviso dei guelfi, dei ghibellini, dei comunisti, dei democristiani, dei qualunquisti, oggi non c'è neppure una lettura comune di quanto sia avvenuto ieri. Pensate, c'è anche chi crede che questo bicchiere fosse un bicchiere di mojito e che la crisi di ieri sia stata il papete di Mario Draghi. Di sicuro, più che i partiti e i leader volenterosi o riottosi che siano, toccherà al capo dello Stato Sergio Mattarella esercitare tutti i suoi poteri di persuasione per rimettere insieme i cocci. Ma il timore diffuso è che una rottura poi ricomposta diventi un precedente che incoraggi i partiti a riprovarci, a fare altrettanto nelle prossime settimane. Intanto, oggi lo spread è a 220 punti base. Ieri la Borsa di Milano ha lasciato sul terreno 3.44 punti, bruciando, polverizzando 17 miliardi. Sono soldi virtuali, soldi di cartone, ma è curioso il fatto che, mal contato, si tratti dello stesso importo del decreto aiuti che ieri il Movimento 5 Stelle al Senato non ha votato. Insomma, chi rompe paga, ma ai noi, al momento, i cocci sono i nostri. Da qui noi ripartiamo. Benvenuto Riccardo Barenghi, la iena cattivissima della stampa. Un piacere ritrovare Claudio Velardi, giornalista, esperto di comunicazione. Domenico De Masi, sociologo del lavoro, compagno di viaggio del Movimento 5 Stelle. Oggi scrive un pezzo molto interessante sul Fatto Quotidiano che tra poco commenteremo insieme. Un piacere rivedere il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico. Prima di... eccola, Maria Latella, un piacere vederla all'Aria che tira. Un caloroso ciao. Benvenuto, giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva. Prima di arrivare a voi però devo tornare ai palazzi della politica per un racconto che si annuncia molto incandescente del day after. Maria Laura Cruciani, raccontaci tutto. Sì, Francesco, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ci troviamo di fronte al quartier generale del Movimento 5 Stelle. Ieri sera il Consiglio nazionale del partito si è aggiornato ad oggi e in effetti questa mattina intorno alle 9:15 abbiamo visto entrare da questa porta senza rilasciare dichiarazioni il Presidente Conte e il Ministro D'Incà. Hanno avvistato anche la Dadone entrare, quindi siamo in attesa che qualcuno ci comunichi se il Consiglio nazionale è iniziato e soprattutto che cosa verrà deciso, perché oggi è una giornata cruciale all'interno del Movimento 5 Stelle con due anime
divise. Se tornare a dare la fiducia a Draghi, questa è una delle ipotesi sul piatto, dall'altra però c'è sempre il punto fermo dei 9 punti che sono stati presentati a Draghi e davanti ai quali il Movimento 5 Stelle non vuole tornare indietro. A pochi passi da qui, questo giusto per darvi il quadro di quello che sta succedendo questa mattina, è in corso però un'altra riunione, quella della Lega. Matteo Salvini è blindato all'interno degli uffici e anche lì la riunione è particolarmente importante perché si tratta delle due forze che in realtà hanno in mano, in parte perlomeno, a prescindere poi da quello che deciderà Draghi, il pallino della situazione. Quindi Francesco, appena avremo ulteriori aggiornamenti, soprattutto rispetto alle decisioni che verranno prese, vi richiederò allora, la linea. Allora, grazie Maria Laura Cruciani. Adesso capiremo poi con i nostri ospiti se davvero soltanto la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno il pallino in mano, perché c'è chi ritiene che anche il Partito Democratico giocherà un ruolo importante. Però ripartiamo dal dato politico di ieri, dimissioni che il Presidente della Repubblica non ha accolto perché la crisi venga parlamentarizzata mercoledì. Draghi sembra intenzionato a non fare passi indietro e allora chiedo a Claudio Velardi che cosa deve succedere a tuo avviso perché Mario Draghi ci ripensi e continui ad essere alla guida di un paese che, lo dice la stampa internazionale, senza Draghi andrebbe allo sfascio. Il País, Le Figaro, solo per citare alcuni giornali della mattina. Beh, naturalmente la partita ovviamente è nelle mani di Mattarella, nel senso che Mattarella deve convincere Draghi a restare al governo nel caso in cui vi sia un sufficiente numero di forze politiche che voglia questo esito. Un numero sufficiente di forze politiche. Perché, attenzione, noi cerchiamo di usare anche un po' un linguaggio corretto. Noi non veniamo da un... Questo di Draghi non è un governo strettamente di unità nazionale, intanto perché la forza che al momento i sondaggi accreditano come la forza maggiore ne è fuori. E poi perché il governo Draghi nacque sulla base... Fu un governo di emergenza, nacque come un governo di emergenza, quando le emergenze erano due. E cioè c'era la pandemia in corso e c'era il PNRR da gestire e da mandare avanti. Nel frattempo le emergenze sono diventate 4, perché a pandemia e PNRR si è aggiunta la guerra, e hai detto niente, e naturalmente una crisi economica che sta venendo avanti in maniera preoccupante. La situazione è ancora una situazione di emergenza. Da questo governo si è sfilato... Noi diciamo il Movimento 5 Stelle, ma attenzione, il Movimento 5 Stelle del 2018 aveva 338 parlamentari, se non ricordo male, tra Camera e Senato. Oggi ne ha la metà. Certo. La metà. E infatti Di Maio stamattina dice, naturalmente con una punta di polemica, questo non è più il Movimento 5 Stelle, ma è il partito di Conte. Ed è difficile dare torto a questo, perché quando il principale partito del paese perde la metà dei parlamentari, e lo stesso Mimmo De Masi, che adesso appunto vedo stamattina, ci dice che se gli va bene al Movimento 5 Stelle di Conte prenderà il 14%, Claudio, allora la situazione di partenza è questa. Allora, chiaro? Claudio, giusto per mettere un attimo... Ci ha aiutato a, diciamo così, ridefinire lo scacchiere sul quale adesso tutti i nostri analisti muoveranno le pedine delle loro riflessioni. Visto che l'hai citato, Luigi Di Maio, lo riascoltiamo insieme, perché da ieri sta cannoneggiando contro la scelta, a suo avviso scellerata, di Conte di non votare la fiducia sul DL Aiuti. Ascoltiamo Di Maio e poi vado subito da Mimmo De Masi. Questo momento la vedo ancora molto difficile, non è semplice pensare di ricomporre questa maggioranza, servirebbe un atto di maturità delle forze politiche che la compongono, in particolare di quello che fu il Movimento 5 Stelle, che non è più, che oggi si chiama Partito di Conte, un partito patronale che ieri ha deciso di anteporre le proprie bandierine alla sicurezza e all'unità nazionale.
Domenico De Masi, se siamo arrivati a questa crisi in parte è anche dovuto alle sue rivelazioni che su una presunta combutta di Conte e Grillo ai danni di Conte, ma questo Draghi. Attiene al passato di Grillo e Draghi ai danni di Conte, ma questo attiene al passato. Guardiamo al futuro. Per lei, in un intervento oggi sul Fatto Quotidiano, il futuro del Movimento 5 Stelle deve essere quello di un partito radicale e rappresentante degli ultimi. Ma ha ragione, se ha ragione Di Maio, che il 5 Stelle sono diventati un partito padronale, come si fa ad essere contemporaneamente il rappresentante degli ultimi? Ah, intanto voglio fare una piccola premessa su un dato che ha fornito lei. È vero che oggi lo spread è a 240, però le ricordo che il 9 settembre del 21 era a 86 e durante il governo Draghi è sempre salito fino a raggiungere 246 il 13 giugno. Quindi rispetto al 13 giugno lo spread che ha 240 è perfino sceso, quindi era solo per sottolineare questo. No, per quanto riguarda il partito di Conte, quando è caduto il governo Conte 2, si presupponeva che Conte facesse un suo partito. Questo suo partito, ricordo alcuni sondaggi, avrebbe avuto tra il 7 e l'8%. Conte ragionò in modo diverso da come ha ragionato poi Di Maio, cioè pensò che andava valorizzato quel tesoretto di 5 Stelle che allora era intorno al 19%, e quindi ha lavorato a questo scopo. Inoltre già prima si era avuto era dimagrito del 50% il movimento, passando a Salvini una parte dei suoi votanti. Conte si è dato da fare per ristrutturare in qualche modo questo movimento. Insomma, allo stato attuale ha un partito con il 12%, e se rientra, come molto probabile, Di Battista, raggiunge intorno al 15%. Professore, ora, vi ricordo che Craxi non ha mai avuto nella sua vita un partito superiore al 14%. Questo è interessante. Lei evoca un ritorno a casa del figlio al prodigo, Di Battista. E allora le domando, perché mi pare che l'unica cosa che manchi nel suo ragionamento, in cui invita Conte a essere radicale, a rappresentare gli ultimi, è: ma lo si può fare dentro o fuori in un governo Draghi? E si rappresentano gli ultimi votando o non votando un pacchetto di aiuti di 14 miliardi per contrastare il caro vita? Per quanto riguarda quello che è successo alla fascia più svantaggiata del paese, i poveri assoluti sono passati a 5.750.000. I poveri relativi in questi mesi sono diventati 7 milioni. Quindi noi abbiamo praticamente 13 milioni di poveri in Italia, cioè nel paese settimo nella graduatoria dei 196 paesi del mondo. Abbiamo 13 milioni di poveri che secondo me a ottobre e novembre aumenteranno. Questa è una realtà, anche perché questi milioni non hanno una rappresentanza politica. Certo. L'ultimo partito che si fece carico di questi poveri fu il PC di Enrico Berlinguer, di cui ricorrono proprio quest'anno i 100 anni della nascita. Guardiamo però avanti, anche perché ho tanti ospiti da interpellare. Però prima di tutto, dopo la riconfigurazione del quadro offerto da Claudio Velardi, abbiamo bisogno della cronaca, di una giornata incredibile e che si è conclusa con la doppia salita al colle di Draghi, in cui la seconda volta ha confermato la sua volontà di lasciare il governo. Peppe Ferrante. Ecco le auto del presidente Draghi che sale al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. Conte strappa sulla fiducia al decreto aiuti in Senato, si apre la crisi di governo. Ma eravamo chiari sin dall'inizio, se qualcuno ha operato una forzatura si assuma la responsabilità.
certamente l'atteggiamento irresponsabile di oggi è molto distante dal nostro. La crisi l'hanno aperta loro e adesso si prendono le responsabilità. Si deve andare al voto oppure no? Si deve andare al voto oppure no? Sì, la discuteremo tutti insieme. Dopo la comunicazione ai ministri e la salita al Colle, Draghi vede respinte le dimissioni dal presidente Sergio Mattarella. Ma fra i palazzi è il caos. Attenzione, guardi, io devo andare. Guardi. Devo andare, siamo stati chiari e coerenti dall'inizio su questo provvedimento. Queste dimissioni sono una sconfitta per il 5 Stelle, anche per la sua opera di ministro. Grazie. Si può ancora fare come se nulla fosse accaduto in questa settimana? Io credo di no. Siete pronti per il voto in caso di ritorno alle urne? Mercoledì prossimo Draghi tornerà in aula. Dal voto al Draghi bis, tutte le strade sono aperte. È rimasto sorpreso dalle dimissioni di Draghi, ragazzi, come l'ha preso. Dai. Però insomma, avete anche una responsabilità politica, senatore. Grazie. Secondo me l'unica soluzione è che Mario Draghi rimanga per qualche mese con un programma che non è frutto di trattative. Prendere o lasciare. Deve fare l'elenco delle cose che vuol fare e quelle, se dicono di sì, bene, se no si va a votare. Maria Ratella, il capo dello Stato ha congelato la crisi in attesa di una sua parlamentarizzazione. Mancano 5 giorni. Secondo te la crisi è irreversibile o ci sono ancora margini per far tornare Draghi sui suoi passi? Magari aprendo una verifica che gli conferisca un nuovo mandato pieno alla luce delle nuove emergenze, quella della guerra e quella energetica. A me pare che le parole che ieri Mario Draghi ha pronunciato davanti ai suoi ministri siano più che cristalline. Non c'è più la fiducia, non c'è più una maggioranza che tenga. Mario Draghi, secondo me, non vede nessuna possibilità di resipiscenza, di riflessione da parte delle forze politiche. E mi pare con tutta evidenza una persona, una personalità, lasciatemi dire, che non è disposta a rimangiarsi parole scolpite così come le ha scolpite ieri davanti al Consiglio dei Ministri. Dunque, la mia impressione è che tutte le nostre supposizioni su Draghi bis, su possibilità che Draghi vada avanti per qualche mese con un governo che debba fare 2 o 3 cose, non abbiano alcuna possibilità di vedersi realizzate. C'è una flebile possibilità che vadano avanti con un governo assolutamente tecnico, cioè composto solo da tecnici e guidato da Daniele Franco, perché con tutta evidenza, ce lo dicono i nostri partner europei, ci arrivano i segnali dai mercati, la situazione è tale che sarebbe opportuno poter continuare per qualche mese l'opera del governo Draghi. Ma, ripeto, con un governo di tecnici, alcuni dei quali potrebbero essere gli stessi che siedono per ora nel governo Draghi, ma senza Draghi, con Daniele Franco. Questo è interessante. Sul terreno. Allora, adesso poi sento Misiani e Barenghi su questo, però Maria, ho un'altra questione per te, perché se non riuscisse Mattarella nella sua opera di persuasione di Draghi, se non riuscissero i partiti a cui Draghi ieri ha rivolto parole sprezzanti, potrebbero invece riuscirci i suoi partner internazionali. Ti faccio vedere questa fotocomposizione che è stata diffusa ieri da Medvedev, il braccio destro di Vladimir Putin. La foto di Boris Johnson, la foto di Mario Draghi, chi sarà il prossimo? Insomma, sembra che in questo momento i maggiori amici degli Stati Uniti e i maggiori sostenitori dell'Ucraina siano alla corda. No, io penso che la situazione sia fragile anche in Francia, dove il governo di Elisabeth Borne non ha la maggioranza e però va avanti, ha preso una decisione, quella della nazionalizzazione di EDF, che è una decisione, diciamo, piuttosto significativa. Dunque, non mi nascondo che
da parte delle cancellerie e da parte degli Stati Uniti, il fatto che Mario Draghi non sia più Presidente del Consiglio rappresenti uno shock enorme, enorme. Ma d'altra parte esistono anche delle, come dire, certezze alle quali evidentemente il Presidente del Consiglio è arrivato in questi mesi. Chiaro. E non credo che ci sia un elemento tale da poterlo far tornare sui suoi passi. Pronta, per carità, a ricredermi. Certo. È chiaro. Ricordiamoci anche che Daniele Franco è anche il ministro in assoluto più vicino a Mario Draghi. Se riuscisse, e mille subordinate, se riuscisse Daniele Franco a formare un nuovo governo tecnico per qualche mese, forse una serie di appuntamenti importanti, non soltanto, che è fondamentale, la legge di bilancio, ma anche alcune delle cose legate per esempio anche alle questioni energetiche, certo, che vanno concluse, potrebbero essere non dimentichiamoci che andare a votare a entro questo mese ci dovrebbe tenere il Consiglio europeo straordinario proprio per trovare un accordo sul tetto comune al prezzo del gas. Riccardo Barenghi, tu condividi la lettura di Maria Latella, dice l'unica possibilità è un governo di soli tecnici. Qualche osservatore dice in realtà con la fine di Draghi finisce la stagione inaugurata da uno dei suoi maestri, Ciampi, che era quello proprio dei governi tecnici. Ma intanto, voglio dire, tutte le ipotesi sono in campo, anche questa di Daniele Franco che diceva Maria, ma io non ci credo minimamente che adesso dopo Draghi, cioè il numero uno, anzi di più, il super erede dell'Europa e forse del mondo, dell'Italia sicuramente, arrivi il suo vice, insomma, a guidare un governo di chi, con chi, ma non ci credo, ma insomma tutto è possibile. Io penso che, come dire, che le crisi si fanno in due o in tre o in quattro, no? Quindi sicuramente la responsabilità del Movimento 5 Stelle è alta perché hanno tirato molto la corda, ma anche la responsabilità del governo, in particolare di Draghi, che è un grande tecnico, però non è un grande politico. Intendendo per politica anche, non solo, diciamo, una nobile arte, ma anche l'arte, diciamo così, quello che diceva Formica, non lo ripeto perché pare brutto. Negli ultimi tempi ci siamo lasciati andare col torpilocchio, con alcuni ospiti che la merda si può anche citare. Ecco, l'hai detto tu, eccetera. Ecco, questo Draghi, non, per esempio, ne potrei fare tanti, ma non è che possiamo stare qui ore e ore. Per esempio, questa storia del termovalorizzatore di Roma, sì, ma era proprio necessario metterla in questo decreto aiuti, okay, sapendo che i 5 Stelle era una cosa che non potevano digerire? Non bastava anche per togliergli un pretesto metterla in un disegno di legge a parte, e questo magari li avrebbe diciamo, tolto un'arma? No, poteva, certo, essere questo. Qualunque politico, diciamo, della Prima Repubblica, socialista, democristiano o comunista, un po' più di l'avrebbe fatto, no? Sapienza, invece, o anche malizia. No, per chiudere, forse Draghi si era proprio, siccome è uscita, no, sul Corriere della Sera, in un pezzo di Francesco Verderami, un collaboratore che ha detto ne ho le tasche piene, avrebbe detto Draghi. Forse ne aveva veramente le tasche piene e quindi, certo, non ha tentato sul serio di ricucire, ma ha tentato. Ma finisco. Siamo proprio sicuri che Draghi sia uscito di scena? Io no. Allora, Misiani, arrivo da lei. Prima però, mi ha aiutato in questo Riccardo Barenghi, le voglio fare vedere quanto è successo ieri alla festa del suo partito che si è aperta a Roma, città nella quale dovrebbe nascere quel termovalorizzatore che chissà ha rappresentato... che c'era da festeggiare, diciamo, dal punto di vista del PD. La festa dell'unità, sì, nel centenario di... Era una iena che ti ho fatto un regalo Berlinguer. Così. Ma... Andiamoci con Irene Buscemi e poi Misiani, sono tutto per lei. Festa dell'unità con una bella crisi di governo, le dimissioni di Mario Draghi, ve l'aspettavate di aprire così in bellezza? Un spettacolo, si divertiva adesso. Col caldo gli dà la testa, poverini, gli fanno veramente male il caldo a questa gente. Bentornata unità, recita lo slogan, ma la kermesse apre i battenti con una crisi di governo, le annunciate dimissioni di Mario Draghi e le divisioni tra Movimento 5 Stelle e PD. Così riparte la festa dell'unità a Roma, alle terme di Caracalla. È colpa di Gualtieri, del termovalorizzatore di Roma, se casca il governo, se Mario Draghi si rimette?
termovalorizzatore è necessario. Meno male che c'è stato un sindaco coraggioso che l'ha proposto, andava fatto già da prima. No, penso che i 5 Stelle abbiano decretato la loro fine politica, soprattutto non per colpa del termovalorizzatore, perché il termovalorizzatore è una putata. Non è... è uno sgambetto che i 5 Stelle hanno fatto al PD? No, assolutamente no. È uno sgambetto che si è fatto al 5 Stelle, da solo. Si sente in colpa per la crisi di governo, Gualtieri? No, assolutamente. È colpa di Roma, del termovalorizzatore? No, noi facciamo le scelte giuste. Noi speriamo che tutti siano responsabili. Si aspettava una crisi di governo proprio oggi con l'inaugurazione della festa dell'unità? No. Ma c'è, cioè, esiste ancora un campo largo con il Movimento 5 Stelle, è sempre più stretto. Un pochi ma buoni, che ne so. Se ne vanno anche dal campo largo, per lei non è una grande perdita, diciamo. No, me lo sono sempre auspicato. Ma non si vorrà per il paese, non solo per il PD. Non ha bisogno di quattro cialtroni, Voltagabbana, che ogni tanto cambiano idea. I 5 Stelle hanno fatto una mossa un po' azzardata, forse si aspettavano anche che non ci fossero conseguenze. In genere chi provoca le crisi non guadagna mai punti, secondo me gli si ritorce contro. Non ci saranno più alle prossime elezioni? No. Non ci sarà un partito con cui fare il campo largo? Ecco, esatto. Misiani, ha sentito cosa dice la base del suo partito, gli storici compagni? Se ancora ci sono chance per salvare Draghi al governo, possiamo decretare la fine del campo largo? Ma guardi, io credo che adesso sia necessario concentrarsi sull'interesse generale del paese. Quello che è successo ieri è un fatto indubbiamente grave. Noi lo riteniamo un errore politico molto significativo commesso dal gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. Il presidente Draghi è stato molto duro e molto netto. Per tornare alla vostra metafora iniziale, è molto complicato rimettere assieme i cocci del vaso che si è rotto. Anche perché il governo Draghi è nato da un patto politico, un patto tra le principali forze. Allora, Misiani, c'è un problema abbastanza significativo con il suo audio. Noi non riusciamo a sentirla, oltre che vederla sgranata, ma per le condizioni dello Skype potremmo accettarlo. Proviamo un attimino a vedere se ancora riusciamo a sentirlo, Misiani. No, Misiani non riusciamo a sentirlo. Claudio Velardi, la fine del campo largo, o a questo punto, se anche il PD decide di accettare la sfida delle elezioni, bisognerà tornare con i 5 Stelle, perché c'è bisogno di loro per nei collegi uninominali almeno. No, questo mi pare del tutto improbabile, perché è evidente che c'è stata una rottura politica. Devo dire la verità, io per il PD ho una specie di, vabbè, insomma, anche un'antica simpatia, perché poi è il partito che si accolla sempre le difficoltà del paese, essendo un po' il partito sistema. Però il PD ha commesso un grande azzardo, non ora, non con Letta, ma in precedenza, quando ha definito Conte come il leader del progressismo italiano, quando ha varato questa formula del campo largo. È evidente che questa formula non c'è in campo. Il PD potrà puntare, diciamo, a razzolare un po' nel campo del partito di Conte, dei 5 Stelle, per prendersi un po' di consenso, nulla più di questo. Io peraltro ho una mia personalissima convinzione, so di essere assolutamente minoranza, io penso che andare alle elezioni ora, a maggior ragione, ma anche nella primavera del 2023, con questa legge elettorale, sia una vera sciagura. Certo. Perché la legge elettorale attuale consegna solo ingovernabilità, campo largo o non campo largo. Ingovernabilità, cioè, è statuita, diciamo, sta Draghi. Scritta. Quindi magari non vince legge. Nessuno e quindi... poi torna Draghi. Che dici? Dico, magari non vince nessuno e poi torna Draghi. Esattamente. Potrebbe accadere, però è tutto paradossale, capito, Ricca? E non funziona così. Lo so. Bisogna capire se vuole tornare, perché la sensazione, Draghi, che se ne voglia andare già prima delle ferie agostane. Domenico, ma non era un nonno al servizio delle istituzioni, quindi magari torna comunque.
Allora, Domenico De Masi, io ricordo che lei, da compagno di viaggio del Movimento 5 Stelle, si arrabbiò e non poco quando all'inizio di questa legislatura Di Maio scelse la formula del governo con la Lega. Lei crede che in questo momento ci siano ancora gli spazi per un asse Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, magari anche in nome di quella difesa degli ultimi a cui lei si richiama nel suo pezzo del Fatto? Dunque, sa cosa diceva Karl Kraus del matrimonio? Diceva: al monologo con mia moglie preferisco, al dialogo con mia moglie preferisco il monologo con me stesso. Io sono compagno di viaggio di me stesso, devo dire la verità. Comunque, per quanto riguarda quello che lei diceva, prima è stato giustamente detto si poteva scorporare l'inceneritore, che io reputo un'opera necessaria e urgente per Roma, però si poteva scorporare, ma c'è di più, che Conte l'ha chiesto due volte a Draghi di scorporare il contenitore. C'è poi un altro modo da parte di Draghi per recuperare. Draghi ha sulla scrivania un documento di Conte in cui si fa una richiesta in 9 punti. E si dice, si dà come termine fine luglio. Se lui entro giovedì desse le risposte a quei 9 punti, magari non positive a tutti e 9, comunque salverebbe la cosa. Il problema è che io credo bisogna anche tener conto del carattere, del prestigio di Draghi. Draghi praticamente da questo governo, e io credo che si penta amaramente di aver fatto il Presidente del Consiglio, sta avendo solo fregature. Certo. Se non fosse entrato nel governo, sarebbe diventato Presidente della Repubblica con tutta certezza. Certo, e forse e rispetto anche a quello che non è successo alla fine di gennaio, sì. Ci troviamo adesso in questa situazione complicata. Per quanto riguarda il campo largo, bisogna dire che sulla base dei sondaggi che la vostra rete e Mentana hanno dato lunedì scorso, come tutti i lunedì, il campo largo allo stato attuale, per quanto largo, è di 39 punti percentuali contro 19 punti del centro e contro 45 punti della destra. Quindi il campo largo non è larghissimo. Non è sufficientemente tutti, largo. Prima mi faccio finire un attimo. Prima diceva Velardi... Ma scusa, Mingo, ma allora per il campo largo non vale la regola di Kraus? Il Movimento 5 Stelle ha perso 8 punti in questi mesi, ma il PD è rimasto al 21%. Non ha intercettato neppure uno dei punti persi da parte dei 5 Stelle. Fermiamo. Ma prego Claudio. Posso fare una domanda a Mimmo? Ma perché per il campo largo non vale l'aforisma di Karl Kraus e quello vale solo per te? Se vale anche per il campo largo devono andare ognuno per conto suo, no? Allora, stiamo facendo delle citazioni molto alte. Antonio Misiani, provo a fargliene una anch'io che penso sia comprensibile a tutti. È il Vangelo. Non si può servire Dio o Mammona. E mi pare che questo abbia detto Cingolani ieri in Consiglio dei Ministri. Come si fa a confermare la fiducia a Draghi se si è continuato a tenere per mano chi di Draghi ne è stato il killer? Anche il PD si trova davanti a un bivio. Guardi, io non condivido le parole che ho letto sui giornali del ministro Cingolani. Il Partito Democratico ha lavorato e sta continuando a lavorare per tenere assieme una maggioranza articolata, divisa su molti temi strategici, che è nata da un patto. Un patto che un anno e mezzo fa hanno sottoscritto i gruppi politici e parlamentari più rilevanti della 18ª legislatura. Questo patto ieri si è rotto perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di non votare la fiducia. Dobbiamo capire qual è l'interesse generale del Paese e perseguire questo interesse nei prossimi giorni. Io ritengo che l'interesse generale del Paese sia quello di una gestione ordinata della parte della legislatura. In Italia non si è mai votato in autunno. Autunno è la stagione della sessione di bilancio. Abbiamo di fronte delle scelte impegnative, la soluzione preferibile per il Paese
dovrebbe essere quella di condurre ordinatamente il paese all'appuntamento elettorale, alla scadenza naturale della legislatura, allora, del 2023. Caro, credo che scusate. Sarebbe meglio se lo facesse. Scusate, posso dire una cosa? Draghi, allora, Misiani, la devo fermare perché abbiamo evocato Cingolani, ma qui occorrerebbe evocare Colao, e sperando che insomma arrivasse la fibra un po' più alta nel posto in cui lei si collega, perché abbiamo grave difficoltà a sentirla. Maria Latella. Allora, volevo dire a Misiani che noi abbiamo avuto 3 governi con situazioni totalmente diverse, governo giallo-verde, il governo giallo-rosso, il governo con tutti insieme e con Draghi. In Francia hanno appena votato Macron e poi per l'Assemblea generale. In Gran Bretagna stanno cambiando governo e sono andati a votare ogni 2 anni. Ora, se anche infrangessimo il totem, che non si è mai votato in autunno, non è, come dire, in un momento in cui tutto è cambiato. No, no, non è una catastrofe, non è una catastrofe planetaria. Anche se andassimo a votare adesso, cioè a ottobre, come dire, non è l'unica cosa che cambia in un panorama totalmente in movimento. Certo. Mi rendo conto che come dire, il momento non è dei migliori in assoluto, ed è per questo che si è parlato anche di un'ipotesi di governo di Daniele Franco, e so che ci stanno lavorando in molti. Allora, però non diciamo che non si può andare a votare perché non si è mai votato in autunno. Non ho detto che non si può andare a votare. La sovranità appartiene agli elettori. Noi non abbiamo minimamente timore di un'elezione tra poche settimane. Bisogna capire qual è la soluzione preferibile per il paese. Certo. La soluzione preferibile per il paese, a mio giudizio, sarebbe la scadenza naturale. Poi non è che si può fare a dispetto dei santi. Se si riesce a fare ripartire il governo attorno a 4-5 cose da fare entro la fine dell'anno, bene. Con Mario Draghi assolutamente meglio, assolutamente con la maggioranza che inizialmente ha deciso di sostenere il presidente Draghi. Se questo non è possibile, lo si dica con trasparenza di fronte al Parlamento. Mercoledì è il giorno della verità, allora, e ognuno trarrà le proprie conseguenze. Fermiamoci un momento, perché abbiamo disegnato tanti scenari ed è giusto che noi li mettiamo in fila. C'è un fatto: ieri Mattarella non ha accettato le dimissioni, e un ministro molto vicino a Draghi ieri ha lasciato acceso un barlume di speranza. Non è Cingolani, non è Colao, poco fa evocato, ma si tratta di Giorgetti. Sentiamolo un po'. Ministro, è finita, game over, ci sperate ancora di ricuscire? Ci sono sempre i tempi supplementari, non lo so, dai, non lo so. Supplementari ci sono. Allora, i tempi supplementari che possono disegnare tutta una serie di scenari. Maria Antonia Di Maggio, aiutaci a capire che cosa ci può aspettare. Sì, Francesco, buongiorno. È stata una lunga giornata quella di ieri che ha visto di fatto aprirsi questa crisi di governo, è terminata con il respingimento delle dimissioni del Premier Draghi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi Premier Draghi mercoledì andrà appunto in Parlamento per spiegare le ragioni della sua decisione. Questo di fatto anche per parlamentarizzare una crisi che ad oggi è una crisi extraparlamentare, quindi riportarla nella sua sede propria. Tu dici extraparlamentare perché ieri Draghi la fiducia comunque l'ha esattamente, ottenuta. Esattamente. Di fatto quindi la situazione è congelata fino a mercoledì. Il governo formalmente è un governo ancora in piedi, continua la sua attività, il Premier porta avanti la sua agenda, tanto che già lunedì e martedì sarà appunto in Algeria, proprio nell'ambito degli accordi che si stanno appunto mettendo in piedi per la cooperazione sul gas, tra l'altro di fondamentale importanza in questo certo. momento. Tanto c'era già stato un primo accordo, no? Arriviamo a quella che è la giornata chiave, che sarà appunto mercoledì, quando il Premier si presenterà in Parlamento per spiegare le ragioni della sua scelta, e quando le forze politiche poi dovranno ufficializzare anche le loro posizioni.
elezioni. A questo punto potrebbero accadere diverse cose. Metticele in fila, Maria Antonia. Esattamente, proviamo a metterle in ordine. Innanzitutto potrebbe accadere, potrebbe succedere prima ancora di questo bivio, c'è ancora una possibilità, cioè che il premier Mario Draghi decida di spiegare le ragioni delle sue dimissioni, bloccare la discussione in aula e quindi non passare dal voto e presentare dimissioni irrevocabili. A quel punto il premier Draghi uscirebbe definitivamente di scena, appunto dalla scena politica italiana. Arriviamo al bivio. Potrebbe accadere che invece si arrivi al voto e la maggioranza sia ampiamente confermata. A quel punto il governo continuerebbe così come è stato fino ad ora. Oppure potrebbe profilarsi l'ipotesi di una maggioranza ridotta. Il premier potrebbe appunto non essere convinto dei numeri e quindi in questo caso la parola ripassa a Mattarella. E gli scenari qui cambiano, perché potremmo trovarci di fronte a un'ipotesi di un Draghi bis con un ovviamente rimpasto, oppure potremmo invece trovarci di fronte all'ipotesi di un nuovo governo, quindi un nuovo governo, un nuovo mandato, un nuovo incarico, ecco, per formare innanzitutto un governo che cosa faccia? Metta al sicuro la certo. legge di bilancio, traghetti il paese fino al termine della legislatura. Sono circolati anche diversi nomi in queste ore. Li faceva poco fa anche Maria Latella e vedo che esattamente, un nome qui c'è. Presenti, quindi Giuliano Amato, Franco Frattini e Daniele Franco, ministro dell'economia, Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. Questi sono appunto i nomi circolati. La ultima possibilità è quella dell'elezione, appunto del voto anticipato. Si andrebbe a votare tra settembre e ottobre, secondo i calcoli tecnici ovviamente, e questo che cosa accadrebbe? Che potrebbero non esserci i tempi per approvare la finanziaria e quindi lo spettro appunto dell'esercizio provvisorio. Grazie Maria Antonia Di Maggio. Maria Latella, rapidamente, poi dovremo andare in pubblicità. Certo, non è una bestemmia andare a votare a settembre, però sarebbe sicuramente una sciagura se ci ritrovassimo con l'esercizio provvisorio con un quadro economico drammatico. Se si andasse a votare a fine settembre, inizio ottobre, il nuovo governo, che sperabilmente si farebbe carico di quel senso di responsabilità che un vostro servizio di prima ha evocato, perché tutti parlano di responsabilità o di essere irresponsabili. Bene, se per caso si andasse a votare, ci vorrebbe senso di responsabilità comporre un governo nella sua piena efficacia e con personalità in grado di reggere quello che sarà un impatto pesante dei prossimi mesi, e sarebbe chiaro. Quello il governo chiamato a fare la legge di bilancio, che a quel punto, per cui non si andrebbe all'esercizio provvisorio, perché a quel punto avrebbe, come dire, l'investitura della sovranità popolare. Ci fermiamo, restate con noi, perché dopo il break ritorniamo fuori dalla sede del Movimento 5 Stelle e dobbiamo ragionare con i nostri ospiti. A tra poco. Cercai di creare consenso con i miei partner europei per Draghi. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Una persona di gran valore, una persona di cui ho grande considerazione. I sabotatori cerchiamoli altrove, io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del paese. Tenerezza che non ho, la comprensione che non so. Da subito, in modo chiaro, limpido, ho cercato di favorire addirittura la nascita del governo Draghi. Se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori. Il movimento dice sì a Draghi. Lo ha detto quasi un anno fa. Il sostegno a Draghi non è messo in discussione. Solo l'estro della nostra Elisa Sponton poteva scovare Caterina Caselli per raccontare la fine di un amore che forse in realtà non era mai nato. A proposito di Giuseppe Conte, torniamo fuori dalla sede del Movimento 5 Stelle. Maria Laura Cruciani.
Sì, Francesco, il Consiglio nazionale ancora non è cominciato, in realtà non è stato ancora convocato, fanno sapere fonti del Movimento 5 Stelle che questa mattina Giuseppe Conte è impegnato invece in una serie di telefonate e di contatti con appunto tutti i suoi. All'interno della sede del Movimento, come abbiamo anticipato, è presente anche il ministro D'Incà. Qualcuno stamattina ipotizzava che la presenza di D'Incà volesse dire che erano in corso anche dei contatti con le altre forze politiche, ipotesi però smentita dalle stesse fonti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto veramente in questo istante entrare anche la senatrice Castellone, la quale ci ha detto appunto che anche lei entrava per capire un po' che cosa sarebbe successo, ma che il Consiglio nazionale ancora non è stato convocato e sarà convocato più tardi. Castellone, capogruppo al Senato, che ieri ha detto chiaramente: noi non votiamo la fiducia sul provvedimento, ma non è una sfiducia al governo. Claudio Velardi, nel frattempo Renzi lancia una petizione per un Draghi bis e Maria Elena Boschi conferma la necessità di una prosecuzione dell'esecutivo anche senza il Movimento 5 Stelle. Conte davanti a un bivio. Anche Renzi? No, visto che alle elezioni non so quanto prenderebbe. Parliamoci chiaro. Facciamo fare i conti a Mimmo De Masi, vediamo un attimo se ha dato il 14 a Conte, vediamo a Renzi quanto dà. Io penso che i 5 Stelle Conte, diciamo così, il partito di Conte, non si imbarcherà al governo nei prossimi mesi, perché pur non avendo io particolari, diciamo, rapporti di stima nei confronti di questo movimento, nel senso che non vedo per questo movimento il futuro roseo di cui parla Mimmo De Masi, però io penso che la scelta che ha fatto Conte sia l'unica possibile, certo, al momento, e cioè quella di uscire da questa maggioranza se vuole inseguire il suo sogno. Dopodiché resta un margine di possibilità abbastanza risicato per mettere insieme una maggioranza senza Conte. Allora, ma a questo punto il pallino, come si dice in gergo, sta nelle mani di Salvini e del centrodestra, tutto qua. Se il centrodestra vuole accompagnare quest'ultimo tratto di legislatura, si spende per questo, il PD dovrà starci, ovviamente, il PD deve starci sempre, diciamo, anche in una soluzione senza il partito di Conte, e si va avanti fino alla fine. Chiaro. Altrimenti niente. Rapidamente, Domenico De Masi, tra Conte e Draghi è definitivamente finita? Io credo che la personalità di Draghi sia così forte da non poter tollerare, diciamo, tutti questi strappi, perché si rivolge, insomma, negativamente. Per quanto riguarda invece il destino della sinistra e del movimento, io credo che c'è una massa enorme di elettori, e sono i 15 milioni, 14 milioni di poveri in, certo, Italia. Ma quando dico poveri, ci sono anche i nostri figli. Purtroppo è così, e lo sappiamo bene. Domenico De Masi, tutte le volte che facciamo servizi dedicati agli stage e a diciottenni, anche altro che diciottenni, neolaureati che si trovano con degli stipendi da fame, dovrei andare in pubblicità, ma io mi prendo un momento e chiedo una risposta telegrafica a Maria Latella e a Riccardo Barenghi. La vedete voi lo spiraglio di una maggioranza diversa che sostiene un Draghi bis? Maria. Allora, io vedo alcuni partiti disperati all'idea che si vada a votare a ottobre, perché non sarebbero pronti e probabilmente non arriverebbero nemmeno, certo, al 2 o 3% di cui si parla. Ciò detto, vedo anche l'esigenza di portare a conclusione alcune cose. Quindi, scindendo l'interesse di chi ha il terrore, certo, di non sopravvivere e occupandoci solo di quello che dovrebbe interessare alla comunità degli italiani, penso che ci sia uno spiraglio, ma ripeto, non penso che una persona come Draghi accetterebbe, con una, chiaro, forma mentis di un certo tipo, si, Barenghi, faccia trascinare. Penso che rapidamente, ti prego. Penso che il PD non potrebbe accettare di stare in un governo senza Conte, senza i 5 Stelle, altrimenti, diciamo, darebbe proprio il colpo di grazia a quel campo largo su, certo, cui Letta ha puntato tutte le sue carte. Forse è morto, forse no, però certo se telegraficissimo, fanno... Telegraficissimo, Misiani?
ma non accettare una maggioranza diversa rispetto a quella del Ministro d'Italia. Colao, resti al governo e garantisca una connessione buona a Misiani, perché non riusciamo a sentirlo. Grazie, grazie a tutti voi, dobbiamo fermarci, siamo in ritardo, mi chiedo scusa, tra poco ritorniamo. Un minuto dopo mezzogiorno, subito da Adriana Bellini per il TG di La 7. Adriana, buongiorno. Ciao, buongiorno Francesco. Allora, sicuramente oltre a ripercorrere quello che è la stretta cronaca politica delle ultime ore, oggi è anche un po' il giorno dell'analisi dei possibili scenari futuri e anche delle reazioni, le reazioni interne e le reazioni internazionali. Parole di Paolo Gentiloni, il commissario europeo all'economia. L'Europa ci guarda con una preoccupazione piena di stupore. E poi ci sono i dati dell'Istat che sono arrivati questa mattina, si riguardano l'inflazione che tocca dei livelli record, l'8,2%, mai così alto dal 1986, insomma il carrello della spesa, il potere di acquisto diminuisce sempre di più, è sotto gli occhi di tutti e questo sicuramente è un fatto molto negativo insieme a tutti gli altri. Poi per quanto riguarda la politica estera c'è il viaggio in Medio Oriente, il primo da quando è Presidente degli Stati Uniti d'America di Joe Biden, che è stato in Israele questa mattina, in Cisgiordania, a Betlemme, ha incontrato Abu Mazen e poi andrà in Arabia Saudita, un passaggio significativo. La linea a te. Grazie Adriana, fatemi salutare i miei ospiti, è un piacere ritrovare Emilio Carelli, ha fondato con Mentana il TG5, ha fondato il TG di Sky, oggi ha approdato a Insieme per il Futuro dopo una convivenza un po' travagliata. Buongiorno. Con il Movimento 5 Stelle. Laura Tecce, giornalista, amica di questo programma, è un piacere. Buongiorno. Ritrovare Stefano Zurlo, inviato speciale del Giornale, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, importante dirigente del Partito Democratico. Prima di venire da voi, torno però fuori dalla sede del Movimento 5 Stelle. Maria Laura Cruciani ha delle indiscrezioni molto importanti. Sì, Francesco, confermo che ancora non ha iniziato il Consiglio nazionale, ma confermo anche che tutte le ipotesi sono sul tavolo, compresa un'ipotesi di cui si era iniziato a parlare già ieri, ma che al momento ci viene confermata da fonti del Movimento 5 Stelle, ovvero che sul tavolo ci sarebbe la possibilità di ritirare i tre ministri del Movimento 5 Stelle, quindi Patuanelli, D'Incà e la Dadone, ovviamente effetto domino anche viceministri e sottosegretari. E a quel punto sarebbe la fine di questa maggioranza e probabilmente anche la fine del governo Draghi, che porterebbe a quel voto che qualcuno chiede da tempo. In defessa, Maria Laura Cruciani, oggi dal centro di Roma, ieri era a Pallombara Sabina per la festa dei patrioti con Giorgia Meloni. Ripartiamo da qua. Noi chiediamo elezioni subito, banalmente perché è l'unica cosa seria e responsabile da fare. Nel giorno cruciale della crisi di governo, Pallombara Sabina fa da cornice alla festa dei patrioti di Fratelli d'Italia. Elezioni subito, chiedono simpatizzanti e big del partito. E quando arriva dal palco la notizia delle dimissioni di Mario Draghi, qui viene accolta così. Elezioni! 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 Questa legislatura per Fratelli d'Italia è finita e daremo battaglia! Perché si restituisca ai cittadini quello che tutti gli altri cittadini delle democrazie hanno, e cioè la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare e per fare cosa. È arrivata la notizia delle dimissioni di Mario Draghi. Deo grazia, era ora che se ne andava. E andare ad elezioni subito? Prima di adesso. La posizione di Fratelli d'Italia non è però la stessa dei colleghi di coalizione. Forza Italia sembra decisa per il no alle urne e anche la Lega sembra pronta a muoversi in questa direzione. Non si capisce la ragione per la quale, di fronte alla possibilità
di restituire la parola agli italiani e anche, diciamo, di un centrodestra che sulla carta avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi la partita, preferiscano continuare eventualmente a stare al governo col PD o col Movimento 5 Stelle o con Renzi o con chi più ne ha più ne metta, insomma. Io del centrodestra non lo vedo tanto unito, però speriamo che Giorgio ce le fa e riesce a sistemarlo. Deve essere compatta anche la coalizione, sennò che facciamo? Giorgia da sola non ce la fa. Per quello che ci riguarda, come Fratelli d'Italia, concentrati a sfidare il PD di Enrico Letta. Speriamo che i nostri alleati vogliano darci una mano. Allora, Stefano Zurlo, peraltro, è collegato con noi dalla Versilia, dove è in corso gli incontri del Principe nello storico Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Tu che ti intendi tanto anche di economia, nel borsino della crisi stanno schizzando le quotazioni delle elezioni anticipate? Beh, come si è visto dalle reazioni, che sono state molto negative, reazioni della borsa, reazioni a tanti livelli, la comunità economica, la comunità finanziaria, la comunità internazionale sono molto preoccupate, abbiamo visto anche i rimbalzi dello spread che purtroppo sono negativi e sono tutti fattori di cui noi dobbiamo assolutamente tenere conto, perché è inutile dire che sono, come dice pure qualcuno, anche in ambito 5 Stelle, ma non solo, noi facciamo quello che dobbiamo fare e non ci dobbiamo preoccupare delle conseguenze. Le conseguenze ci sono, le conseguenze sono molto gravi e le conseguenze si fanno sentire, per cui poi bisognerà ragionare, perché non è che Draghi sia semplicemente così una figura mitologica, era anche un fattore di stabilizzazione, io dico era, dovremmo dire ancora è, ma insomma... di stabilizzazione a livello anche internazionale. Questo mi tocca ripeterlo con un discorso fatto, sentito decine di volte, che tocca ripetere in un momento di crisi, appunto, certo, in un momento di difficoltà economica e in un momento in cui abbiamo anche un PNRR in cui l'Europa negozia con noi tranche per tranche, obiettivo per obiettivo, target per target. L'uso di quell'imperfetto era tradisce il fatto che non ci credi tanto, da osservatore della politica, sul fatto che Draghi torni sui suoi passi, a maggior ragione se si concretizzasse il ritiro dei ministri 5 Stelle? Ma allora, questa cosa dei ministri ovviamente, come possiamo dire, in qualche modo aggrava la situazione. Allora, io direi questo, Draghi... È evidente che sin dal primo momento la famosa frase «ne ho le tasche piene» indicava già, anche qui uso l'imperfetto, ma qui possiamo usare anche il presente e il futuro. No, come dire, basta, sono arrivato al capolinea. Però sappiamo che Mattarella ha insistito moltissimo, sappiamo che c'è stato, io credo, anche un discorso, possiamo dire, molto acceso fra i due ieri, e Mattarella, secondo me, non si vuole rassegnare all'idea che questo governo cada, avendo tra l'altro i numeri, avendo in qualche modo una maggioranza, sia pure anomala, sia pure zoppicante, però insomma ha i numeri, potrebbe avere la fiducia. È un peccato che questo governo, è un peccato, anche questo è un eufemismo, che se ne vada così. E allora, certo, a questo punto io credo che fino all'ultimo minuto Mattarella insisterà, farà di tutto e cercherà una soluzione con 5 Stelle, senza 5 Stelle, allora, con Insieme per il Futuro. Cioè, poi ci sono tante variabili. È chiaro che però se Draghi va mercoledì, come abbiamo letto anche sui giornali di oggi, va lì, sì, e dice ok, faccio una comunicazione, saluti, argomento chiuso, o i ministri vengono ritirati prima, certo, mi pare che alla fine, da un incidente di percorso, la macchina si è uscita di strada e alla fine siamo a fine corsa. Poi possiamo ragionare, e ho finito, governo Franco, il governo Amato, un governo di scopo, ma insomma siamo ai titoli di coda anche della legislatura. Certo, poi, è la piccola palla di neve che poi diventa una valanga. Nel piano inclinato della crisi, Carelli, forse la scissione di Maio, a cui lei ha deciso di aderire qualche settimana dopo, in realtà per l'eterogenesi dei fini diventa un elemento di destabilizzazione ulteriore di questo governo, invece che un puntello, come sembrava essere nata. Ma invece io penso che la chiave di lettura sia un'altra. Cioè, Insieme per il Futuro si è proposta in queste settimane come elemento di grande stabilità. E anzi, diciamo che ha reso meno impattante la scelta del partito di Conte.
lo chiamo mai partito di Conte perché non riconosco più in quel partito il Movimento 5 Stelle delle origini. Quindi penso che anzi lo stesso Ministro Di Maio nei suoi interventi in questi giorni abbia operato e abbia preso sempre delle posizioni a favore della stabilità, della continuità, certo, di Draghi, di sostegno dell'attività di Draghi, mettendo anche in evidenza... Posso fare una domanda a Carelli? Sì. Prego Stefano. No, rapidissimo, volevo chiedergli se secondo lui ci sarà, se si ritirerà Conte, un ulteriore flusso verso Insieme per il Futuro di parlamentari, sì, se è un flusso consistente che potrebbe modificare addirittura il risultato finale di tutta questa storia di cui stiamo parlando, perché questo mi pare un ulteriore colpo di scena. Questo è quello che noi insieme per il futuro auspichiamo. Tra l'altro abbiamo molti segnali da questo punto di vista e i segnali sono anche le divisioni che ci sono state ieri nelle riunioni del Movimento 5 Stelle, dove diversi deputati e anche qualche senatore ha comunque espresso la propria perplessità sul fatto di non votare la fiducia e di uscire dal governo. Quindi non è escluso, anzi noi auspichiamo che questi possano in qualche modo arrivare a Insieme per il Futuro. Allora, Maria Laura Cruciani ha agguantato, non so se in solitario contatto oppure con la formula della tonnara, Stefano Patuanelli. Vediamo un po'. Maria Laura, ci hai chiesto la linea. Sì, Francesco, perché è appena uscito il ministro Patuanelli, il quale ha detto che stanno prendendo atto delle dimissioni di Draghi e stanno ragionando su come proseguire. Quindi tutte le ipotesi continuano ad essere sul tavolo e non è andato oltre questo. Ma questo in parte ci conferma anche quello che dicevamo nel precedente collegamento, ovvero che tutto è ancora aperto. Carelli, le faccio anche io un'ulteriore domanda. Ammettiamo che Insieme per il Futuro svuoti completamente i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e nel Movimento 5 Stelle ne rimanga uno solo di parlamentare. Resta però la parola... Questa è un'ipotesi non realistica. Ovviamente stiamo esagerando, però restano le parole scolpite sulla pietra di Draghi. Io non governo senza il Movimento 5 Stelle. Lei la vede la possibilità di una maggioranza diversa, che è quella che peraltro poco fa ha rilanciato Renzi con Maria Elena Boschi? Allora, io confido molto nella determinazione del Presidente Mattarella a non andare a elezioni anticipate. Le conseguenze di elezioni anticipate le abbiamo dette in questi giorni, in queste ore, tutti dal punto di vista economico sono veramente catastrofiche, dal PNRR a tutte le riforme che erano in corso, portate avanti dal governo Draghi. Quindi io penso che non sarà più una alleanza di unità nazionale come era adesso, perché verrà meno uno dei partiti importanti, che è il partito adesso di Conte, il 5 Stelle, però si potrà tentare di fare un'alleanza di tipo diverso. Okay. Qui dovremo fare attenzione su chi poi prevarrà all'interno di questa alleanza. Laura Tese, tu la vedi questo scenario? Stiamo facendo però i conti senza l'oste, cioè senza Draghi. Mattarella può fare una moral suasion? L'Europa può farlo, oggi è intervenuto anche Weber, presidente del PPE, dicendo la stabilità italiana per noi in questo momento è fondamentale. Però se poi l'attore principale, cioè il Presidente del Consiglio, non vuole farlo, e Draghi non è un politico, non è un mediatore, Draghi è un uomo abituato a stare solo al comando, diciamoci la verità. Lui arrivava in Consiglio dei Ministri, vi va bene? Sì, ok, vi va male? Va bene uguale. Cioè, questo è il senso. Draghi è un decisionista, Draghi non è uno che media, allora non è uno che fa accordi di palazzo o la crisi. Adesso ci sarà una parlamentarizzazione, no, Carelli, della crisi, quindi... Cioè, questi rituali della politica, che è una cosa, per carità, assolutamente legittima, ma non fanno parte del DNA di Draghi. Draghi non è questa cosa qua. Certo. Lui non è uguale... Cioè, parlavamo dei flussi, no? Allora adesso si sposteranno da Di Maio, poi tocca vedere cosa farà la Lega, perché io non ho ben capito, nonostante Salvini dica che lui è pronto al voto, però oggi ha incontrato i suoi governatori, Zaia, Fedriga, e sappiamo bene qual è la posizione dei governatori della Lega. È una posizione governista. Però Laura... Certo. Sì, dimmi Stefano... Cioè, io non lo so, capito, Draghi, no, capisci il mio ragionamento? Draghi non è uno che media, non è uno che media fra i partiti. Ma siamo d'accordo, hai perfettamente ragione. Voglio solo dire che quella che tu chiami la moral suasion di Mattarella si può esercitare in molti modi, anche con pressioni molto forti su Draghi
No? Allora. Beh, sai, pressioni dirmi, molto. Guarda, Draghi ha anche detto così, una cosa, però io un lavoro me lo trovo anche mai, da solo. Insomma, cioè, stiamo parlando di Draghi, una persona che Matteo ne va della sua credibilità, secondo me, Stefano. Cioè, una moral suasion la fai su un presidente del Consiglio politico che ha una carriera politica di fronte, ma Draghi vive del suo. Cioè, allora, anche noi ci siamo dire. Provati a esercitare su questo, perché che Draghi fosse il migliore su piazza non c'è nessun dubbio, e sappiamo anche che molto spesso sono i migliori quelli che se ne vanno, però forse se c'è un tratto che ha contraddistinto questi mesi di Draghi a Palazzo Chigi è la sua natura di non un politico di professione. Noi, rispolverando vecchie letture, ci siamo ricordati di Thomas Mann, le considerazioni di un impolitico, ed eccolo qua. La durata dei governi in Italia è stata mediamente breve. Conta la qualità delle decisioni, conta il coraggio delle visioni. Il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro. Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Un'ultima postilla: non risponderò ad alcuna domanda che riguarda il Quirinale e altre cose. Tanti politici così mi candidano a tanti posti in giro per il mondo. Vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo. Possiamo non essere d'accordo sul super bonus del 110%, e non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento. Sono proposte di iniziativa parlamentare, quindi il governo non prende posizione né io le commento. Vorrei dire che non ho neanche mai pensato di entrare nei movimenti, nelle questioni interne di un partito. Darò la risposta per punti. Primo, lo chieda al presidente Mattarella. Allora, se Draghi è un impolitico, Matteo Ricci invece è un politico di carriera e di razza. Quando si ragiona astrattamente di campo largo, ebbene, nella sua Pesaro il campo largo è già realtà, perché ha aperto la sua giunta al Movimento 5 Stelle. E allora le chiedo, Sindaco, è possibile immaginare un governo del Paese senza il Movimento 5 Stelle? Il Partito Democratico sarebbe disposto a mollare Conte in nome di Draghi e della sua agenda? Ma intanto è evidente che è tutta una follia questa vicenda, una follia per quello che è stato detto, per la situazione energetica, l'inflazione, la situazione geopolitica e per lo scudo che Draghi ha rappresentato in questi mesi per l'Italia. L'autorevolezza nel mondo in questo momento, è sempre importante l'autorevolezza nel mondo, ma in questo momento è strategica, dimostra, come dire, misura la competitività di un paese. Insomma, le reazioni russe alla notizia di ieri delle dimissioni di Draghi lo testimoniano. Quindi è una follia per l'Italia ed è una follia per Conte. Perché Conte si era costruito un profilo istituzionale da Presidente del Consiglio che come sindaci noi abbiamo anche apprezzato durante la pandemia, e aveva europeizzato i 5 Stelle, li aveva portati dentro un filone europeista e in qualche modo con una maggiore cultura di governo. Se Conte porta fuori dal governo Draghi i 5 Stelle, non solo rompe, diciamo, inevitabilmente qualsiasi possibilità di alleanza con il PD futura, ma regala quello che è rimasto dei 5 Stelle di Battista. Cioè, un minuto dopo non esiste più Conte. Quindi io spero che ci sia, come dire, un minimo di lucidità politica in queste ore in Conte, nel Movimento 5 Stelle, anche perché di certo il primo esito sarebbe quello di regalare un'ulteriore pattuglia parlamentare, certo, di Maio. Quindi sinceramente mi sembra folle anche dal Sindaco, punto di vista politico-strategico. Lei ha detto una cosa molto chiara. E la questione però, paradossalmente, in questo momento quella centrale non è nel campo dei 5 Stelle, lo diceva prima Laura, adesso la partita è nel campo della Lega, perché la Lega che fa? Allora, si accontenta di fare il minor party dalla Meloni o mantiene un atteggiamento di governo
come vogliono, allora, di responsabilità di governo, come vogliono i governatori del nord. Beh, ieri ha frenato. Poi la Meloni è stata chiarissima. Allora, adesso una la cosa Meloni per volta. Adesso ci arriviamo perché la nostra Maria Laura Cruciani a questa domanda cercherà di dare una risposta, visto che è in corso una riunione nella sede della Lega. Però, Ricci, io devo restare un attimo con lei, perché lei ha detto una cosa chiara. Se Conte rompe... Si disintegra ogni possibilità di matrimonio, di unione con il Partito Democratico. La pensano tutti così nel suo partito? Perché poco fa Misiani diceva, insomma, le elezioni sono sicuramente uno scenario preoccupante, ma non sarebbe la fine del mondo. E a quel punto con questa legge elettorale dei 5 Stelle c'è bisogno. Ma tutti noi speriamo che Conte e 5 Stelle ci ripensino, cioè che vengano mercoledì in Parlamento dicendo non abbiamo votato un provvedimento che non si condivideva, io lo ritengo comunque grave, tant'è che giustamente Draghi è andato al Quirinale, però sull'agenda Draghi, che ha rimesso in queste settimane maggiormente al centro c'è un ritorno... Noi la sentiamo benissimo, Sindaco. Mi sto parlando nell'orecchio. Allora, chiedo alla regia di tacere un momento, tutti i tecnici, in modo tale che il nostro Sindaco possa completare il ragionamento. Ci provo. Nel momento in cui Draghi ha messo al centro, anche nell'interlocuzione con i sindacati, la questione sociale, l'aumento del potere d'acquisto dei lavoratori attraverso il taglio delle tasse sul lavoro... il salario minimo concordato con i sindacati, i 5 Stelle potrebbero dire ci ritroviamo su questa linea, abbiamo contribuito a questa linea e rimaniamo dentro. È chiaro che se invece non avviene questo, oggettivamente i 5 Stelle si mettono fuori e diventa difficile pensare ad un'alleanza futura. Allora, fermiamoci, che hanno fatto cadere il governo. Fermiamoci Draghi un momento, perché c'è un altro ragionamento da fare. Se vale la regola che basta porre dei punti e delle condizioni con le elezioni che comunque sono alle porte, perché la legislatura finisce, non è che poi tutti i partiti faranno altrettanto, e sempre che non ci sia una pulsione ad andare al voto, come chiedeva la Meloni. Ovviamente, anche ieri. Ovviamente. Ci arriviamo tra un momento, andiamo in pubblicità e da qui ripartiamo. Non sono nato per scaldare le poltrone, chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri. Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con i partiti politici che hanno contribuito ai disastri in Italia. La Lega ha governato tanti anni con Berlusconi, la Lega farà la sua strada. Squadra che vince non si cambia, porta buono. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. È evidente che io non voglio allearmi con i 5 Stelle. Presidente Giuseppe Conte, che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e di equilibrio. Si sta iniziando a parlare di impeachment e dicono che non si può fare. 8 mesi, il mio incarico termina. I giorni difficili richiamano al senso di responsabilità. Nel ricordarci le ultime parole famose di questa legislatura, Erika Antonelli ci invita nei fatti a non prendere mai sul serio le dichiarazioni che vengono fatte. Maria Laura Cruciani, torni a chiedermi la linea, perché? Sì, Fronte Lega, abbiamo delle dichiarazioni di Matteo Salvini, ha detto faremo il bene dell'Italia. Una dichiarazione che potrebbe essere interpretata in vari modi, ma vi vorrei sottolineare un'altra dichiarazione che invece è stata fatta questa mattina, la dichiarazione di Molinari, che ha risposto a domanda se appoggerebbero un eventuale governo balneare o un governo traghettatore. Ha risposto non sembra questa la soluzione. Lascio a te le interpretazioni, Francesco, ai tuoi ospiti. E io
modestamente lo lascio ai miei ospiti. Stefano Zurlo, la sensazione è che il pallino adesso ce l'abbia Matteo Salvini. Andare all'incasso e seguire Giorgia Meloni, anche a costo di esserne il socio di minoranza del centrodestra, oppure interpretare quel fare il bene per l'Italia e quindi continuare l'avventura con Mario Draghi? Ma io penso che in questo momento Salvini abbia un po' frenato rispetto alle prime dichiarazioni che avevamo visto. Mi sembra che l'inseguimento della Meloni si sia un attimo interrotto, anche se poi siamo abituati con Salvini a stop and go, poi magari una dichiarazione, poi un'altra, no? Però mi pare che l'idea sia un po' quella che ha sviluppato anche Berlusconi, di dire cerchiamo di fare il bene del paese, che vuol dire appunto cerchiamo di puntellare, se ci riusciamo, Draghi, proviamo ad andare avanti, proviamo a non affrettare i tempi, a non dare un ulteriore colpo alla costruzione che già traballa per i fatti suoi. Il punto potrebbe essere inchiodiamo poi anche politicamente i 5 Stelle alle loro responsabilità e subordinata della subordinata, ma qui appunto entriamo un po' nel mondo del verosimile in questi giorni, vediamo se per caso non si riesce a fare un governo con Carelli senza certo. I 5 Stelle, che mi sembra un'ipotesi molto sottile, perché vorrebbe dire portare a casa dei contenuti, far vedere al paese, insomma alla fine i 5 Stelle se ne vanno mentre arrivano 20 passa miliardi alle fasce in difficoltà, mentre come è stato detto prima Draghi ha aperto sul salario minimo, sulla contrattazione collettiva, sull'aiuto alle fasce deboli, insomma è anche un po' ora io capisco tutte le problematiche certo. Di tattica, di strategia, l'opposizione, però insomma è veramente difficile dire me ne vado, e a questo punto anche Salvini credo che stia facendo una riflessione su questo, perché lì poi, scusa per chiudere, in qualche modo tutto è possibile, però in qualche modo vorrebbe dire dar ragione definitivamente alla Meloni, che è stata l'opposizione. Ecco, dopodiché Laura Tece, l'operazione è quella di lasciare Giorgia Meloni sulla sponda del fiume in attesa che passi assieme all'acqua. Ma, sponda del fiume, innanzitutto dal servizio della collega Antonelli che abbiamo visto gli altri politici dire tutto e il contrario di tutto nell'arco non di 20 anni, di qualche mese se non qualche settimana. L'unica che ha detto sempre la stessa cosa è la Meloni. La Meloni è stata coraggiosa, è arrivata in Parlamento col 4,7% e oggi sta al 23%. Evidentemente gli italiani hanno capito che cosa vuol dire essere coerente e avere delle posizioni. Il bene del paese vuol dire tutto e niente. Qual è il bene del paese? Fare in modo che giustamente la finanziaria, perché qua il problema grosso è arrivare alla legge di bilancio a ottobre, il problema grosso è arrivare a calmierare i prezzi, le accise della benzina. Ricordiamo che i 5 Stelle hanno fatto, e qui sono d'accordo ovviamente con Stefano, ma credo che unanimemente siamo tutti d'accordo, Conte ha fatto uno dei più grandi arachiri politici della storia della Repubblica Italiana, cioè si è suicidato di fronte agli italiani, perché ricordiamolo che non ha votato un pacchetto di aiuti per le tasche degli italiani. Il bonus di 200, eccolo qua. A proposito di arachiri, certo, però io ti faccio questa domanda, no? E io inviterei anche Matteo Ricci, che è una persona che conosco, è una persona intelligente. Il Partito Democratico non può rincorrere uno che non vota il 22 miliardi di aiuti agli italiani. Ricci è stato molto chiaro. E Ricci, infatti, è stato molto chiaro. Speriamo che lo sia anche il suo segretario. Osservatrice anche delle cose del centrodestra. Certo. Come vede, la stragrande maggioranza degli italiani interpellati da Demopolis dice andare avanti fino a fine della legislatura. Chiedere le urne non è chiedere un harakiri al paese in una fase così complicata, no? Sì, però la Meloni sta all'opposizione, signori, lei è una posizione win to win, cioè lei lo chiede perché lo deve chiedere. Una che sta all'opposizione, è ovvio che di fronte a una crisi che adesso sarà parlamentare, a una crisi di governo, è chiaro che chiede le elezioni. Il problema è della Lega, come al solito, perché la Lega purtroppo sta in una posizione scomoda. Io capisco Matteo Salvini, perché da una parte ai governatori, da una parte ai sondaggi che lo danno in caduta, da una parte alla Meloni che cresce, è chiaro che parte del popolo della Lega non vuole le elezioni, ma parte sì, perché è un elettorato comunque simile a quello della Meloni, no? Quindi è chiaro che di fronte a rifare un governo con tutto rispetto, con Di Maio, Renzi, Calenda, è chiaro che
una certa tipologia di elettore della Lega vorrebbe le elezioni. Quindi è fra due fuochi, Salvini. Allora, Emilio Carelli, le faccio vedere questo grafico che ha predisposto con grande sapienza il nostro Matteo Marchetti, che ci dimostra come negli ultimi anni in realtà tanti paesi europei, la grafica 10, lo dico alla regia, tanti paesi hanno cambiato governo, sono andati alle elezioni. Perché per l'Italia sarebbe una sciagura? È sempre un problema. Sarebbe una sciagura perché verrebbe interrotto tutto l'operato che il governo Draghi, un governo di unità nazionale, stava portando avanti e che a questo punto verrebbe bloccato. Vogliamo ricordarlo? Cioè, qui avevamo una serie di scadenze legate all'attuazione del PNR che ci vengono richieste dall'Europa, che a questo punto non verrebbero rispettate. Abbiamo una serie di riforme che vanno dal salario minimo, dalla riduzione del cuneo fiscale che deve essere trasformata in riduzione strutturale, e questo pensava di fare il governo Draghi. Cioè tutta una serie di operazioni molto importanti che in questo punto vengono interrotte. Andare a elezioni oggi vuol dire anche mettere a rischio la legge di bilancio. Cioè sarà impossibile, certo, se noi voteremo ai primi di ottobre, che è la prima data utile se venissero sciolte le Camere nei prossimi giorni, sarà impossibile fare una legge di bilancio. Dovremmo andare all'esercizio provvisorio con tutti i problemi che questo creerà. Una postina velocissimissimissima, volevo dire una cosa. Rispetto a questi paesi che vediamo qua, l'Italia è il primo beneficiario del Recovery Fund. Cioè, certo, rispetto a qui, no, lo dico perché il PNRR per noi non è la stessa cosa che per la Bulgaria o per la Slovacchia, perché l'Italia, ricordiamo, è il primo beneficiario, e per fare in modo di avere soldi bisogna mettere questo, però perdonami Laura, propende, cioè lascia credere che sia meglio in questo momento non andare alle elezioni. Io non sto dando un giudizio, è chiaro che poi ne sono convinti gli italiani, quel 65% che abbiamo visto nella grafica precedente ci conferma che anche gli italiani vogliono continuare con questa legislatura. Però non è che se il governo la Meloni non ci danno più soldi, comunque no, sfatiamo anche questo mito. Vuole però la volontà politica. Ci vuole la continuità. Sì, dicevamo, il pallino ce l'ha in mano Salvini, tra poco Maria Laura Cruciani dovrebbe incontrare un importante dirigente della Lega, intanto però un altro pallino ce l'ha in mano il Partito Democratico. Ricci, sareste disposti a sostenere un governo con una maggioranza diversa, cioè senza i 5 Stelle, ma che garantisca la continuità? A me sono concesso che poi Draghi sia disposto a prendersi questo carico. Il tema è proprio questo, che Draghi, la forza di Draghi è la sua autorevolezza. Io credo che Draghi voglia avere delle garanzie che i partiti che eventualmente lo sosterranno da mercoledì non facciano scherzi, perché non si può in una fase come questa, piena di opportunità ma piena di insidie, come abbiamo detto fino ad oggi, e negli ultimi 6 mesi pensare solo alla campagna elettorale e buttare sul Presidente del Consiglio tutte le responsabilità di governo. Per questo dico che l'atteggiamento della Lega è importante, perché la Lega ha avuto un atteggiamento, diciamo, un piede dentro e un piede fuori negli ultimi mesi, e quindi il richiamo di Draghi nelle ultime settimane è stato da una parte 5 Stelle e dall'altra la Lega. Ricci, non è che si possono scaricare i problemi sociali o le proteste su Draghi perché si è in campagna elettorale. Fra l'altro mancano l'altra cosa folle di tutta questa vicenda, che non siamo a metà legislatura, mancano 6 mesi, la legislatura finisce a febbraio, allora, quindi gli italiani perché dicono andate avanti, perché di non comprendono le elezioni anticipate quando mancano 6 mesi alla fine della legislatura. Mi permetto di aggiungere che un po' di fibrillazione l'ha creato il suo partito, buttando sul campo temi nobilissimi, cannabis, se vuole, che però dovrebbero essere più portati attenzione, avanti. Non c'entra niente, no. Il Partito Democratico non ha mai preteso che le questioni che riguardano i diritti civili entrassero nell'agenda di governo. Okay. Le questioni dei diritti civili sono temi di civiltà e sono materia parlamentare. Okay. E Salvini, che proprio per stare con un piede dentro e un piede fuori, ha cercato l'alibi dello Ius Scholae piuttosto che altro, che non c'entra nulla con la signora. Allora, Zurlo, ti chiedo un momento di pazienza perché ho un'ultima questione. Però, creato tensione, prego, Zurlo, però. È come se noi avessimo fatto cadere il governo perché Salvini ha raccolto le firme per il referendum sulla giustizia. Certo. Era un tema parlamentare, Zurlo, addirittura un tema referendario, no, non un tema dell'agenda del governo Draghi. Stefano?
No, ma voglio dire, però dai, senza farla tanto lunga, perché adesso gli eventi, come dire, sono andati avanti, però porre il tema dello Ius Scholae e della cannabis adesso, a 6 mesi dalla fine della legislatura, quando si potevano porre queste questioni, io sono favorevolissimo allo Ius Scholae, sono strafavorevole, magari in 8 anni e non in 5, allora magari insomma modulandolo un po'. Però il problema è che se tu questa cosa la tiri fuori perché sei in difficoltà 6 mesi alla fine della legislatura è solo per buttare il cerino da un'altra parte, perché questo è stato evidente in queste settimane, con l'agenda ingolfata, col Parlamento strapieno di cose da fare, con 1000 fibrillazioni, ha detto proviamo a buttare la palla dall'altra parte dove c'è Salvini. Questo è quello che è accaduto. Ci possono essere anche cose, secondo me, giuste, come lo Ius Scholae, fatte al momento sbagliato. Matteo Ricci, parlavamo di agenda, lei poco fa ricordava il fatto che nell'agenda Draghi siano entrati interventi o promesse di interventi di importante impatto sociale, si parla di una ipotesi di introduzione del salario minimo, si parla di interventi a favore dei salari. Non crede che, venendo meno il Movimento 5 Stelle, anche il baricentro di una nuova maggioranza si sposterebbe a destra, vanificando anche una parte di quelle iniziative? Beh, quei temi sono prioritari per il PD, prima che per i 5 Stelle, l'abbiamo detto in tutti i modi, il ministro Orlando si è battuto in queste settimane anche nel Consiglio dei Ministri perché diventassero prioritari nell'agenda del governo, ma soprattutto sono prioritari per il Paese. Con un'inflazione all'8% come quella che abbiamo, ci sono lavoratori che arrivavano alla fine del mese fino a dicembre del 21 e che oggi non arrivano più alla fine del mese. Se non daremo delle risposte a quei lavoratori e a quelle famiglie, certo, noi avremo un autunno caldissimo, a prescindere che saremo in campagna elettorale, Carelli, oppure no. Però dire, hai voglia di fare, insomma, sono temi prioritari. Hai voglia però di fare il salario minimo con la Lega e Fratelli e Forza Italia, che diventano, come dire, soci di maggioranza. Sono di una... provvedimenti per il bene del Paese, per il bene dei cittadini, che quindi noi dobbiamo portare avanti. E noi, come Insieme per il Futuro, li porteremo avanti con determinazione. La riduzione del cuneo fiscale, con la riduzione delle tasse per i lavoratori con un certo tipo di reddito, questa è una cosa importantissima. Questa però deve essere ancora approvata per renderla strutturale. Il discorso delle accise sulla benzina per, certo, ridurre la bolletta energetica sia delle famiglie che delle imprese, queste sono cose che vanno portate avanti. Zurlo, non si sposterebbe a destra l'asse di una nuova maggioranza senza i 5 Stelle? Certamente io credo che l'idea che così si è accarezzata, si è coltivata, si coltiva da parte di Berlusconi e in pezzi anche della Lega sia proprio quella, cioè via i 5 Stelle, andiamo avanti con Draghi, con l'agenda Draghi, su contenuti che sono in buona parte molto vicini alle tematiche del centrodestra. Direi che poi in realtà sono vicini, perché quando parliamo del cuneo fiscale a questo punto, esatto, ma poi è un tema mesi che ormai tutti masticano da 20 anni, tutti, certo, parlano, non si è mai fatto. Quindi io direi che è il minimo comune denominatore di tutti. Però certamente abbandoniamo alcuni temi che secondo me, e non solo secondo me, hanno danneggiato il Paese, come il reddito di cittadinanza, o comunque lo mettiamo in secondo piano, perché è stato positivo sulla povertà, ma disastroso, chiaro, rispetto al tema del lavoro, e spingiamo su temi che sono invece molto, molto, molto vicini alla piccola e media impresa. Sì, allora, ci dobbiamo fermare. Abbiate pazienza, conoscete tutti la regola della televisione e dobbiamo andare in pubblicità. Ringrazio Stefano Zurlo, so che ci deve salutare. Ricordo, grazie, gli incontri del principe a Viareggio. Pubblicità, torniamo tra poco. Rifacciamoci gli occhi e il cuore con un po' di bellezza dopo aver parlato tanto di politica, che vi ricorderete Rino Formica definiva l'esercizio di sangue e merda, ma il nostro paese non è solo il teatrino della politica, è il paese più bello del mondo e ce lo ricorda tutte le domeniche Fabio Troiano con Bell'Italia, un viaggio alla scoperta dei tesori anche nascosti. È curioso che l'ultima puntata di Bell'Italia sia dedicata all'Umbria, tra l'altro
l'altro un posto dove probabilmente Mario Draghi vuole presto tornare a riposare, visto che abita alla città della Pieve. Ma al di là delle battute, l'obiettivo è proprio quello. L'Italia non sono solo le grandi città d'arte, Roma, Firenze, ma anche i piccoli borghi. Guarda, l'Italia, lo dice il titolo del programma, è bella tutta. Questo programma prende spunto da una rivista, Bell'Italia, di cui il direttore Emanuela Rosa Clot, e quindi che ha un'esperienza decennale sul territorio. Si va, come hai detto tu, non a cercare quello che tutti già conoscono, ma si va a trovare le chicche del nostro bel paese. Una su tutte che mi è rimasta nel cuore è Porto Flavia in Sardegna, per esempio, che sta vicino a Iglesias, che è un porto che sta scavato nella roccia, a picco sul mare, a 20 metri d'altezza. E per arrivarci tu devi attraversare una galleria di 500 metri. Quando arrivi sei sul mare ed è un luogo meraviglioso. E Bell'Italia è proprio questo, è la voglia, il viaggiatore curioso che vuole andare a scoprire delle chicche a 360 gradi. Certo. Fabio, noi raccontiamo di un paese eternamente colpito dalle emergenze, afflitto da problemi strutturali e con una popolazione anche colpita da una depressione cronica. Che cosa ti ha insegnato questo viaggio attraverso le bellezze del nostro paese? Beh, mi ha insegnato sicuramente che la gente comunque in questo viaggio ne ho incontrata tanta, è piena di entusiasmo, ha voglia di rinnovamento, ha voglia di rinascere, di crescere e di farsi vedere, e ha voglia anche di accogliere, perché nonostante questa depressione il sorriso dell'italiano c'è sempre, ovunque, da nord a sud, e questo sicuramente mi ha colpito in maniera profonda. Allora, dicevi di Porto Flavia, io non ti chiedo quale sia stato il posto più bello che hai visitato, perché l'Italia è il paese dei campanili e si scatenano chissà quali liti, però oltre a quel gioiello della Sardegna, un altro posto dove spereresti di fare una seconda puntata? Guarda, un altro posto che mi ha affascinato molto è nelle Marche, c'è un monastero ad Avellana, si chiama Fonte Avellana il monastero, ed è citato nel 21° canto del Paradiso da Dante. E quindi quando arrivi lì in questo monastero incastrato in una gola dove c'è un'iscrizione con i versi di Dante, ma è una meraviglia, l'Italia è piena di questi posti. Allora, anche un omaggio al nostro Matteo Ricci, che guida una città importante delle Marche come Pesaro. Io lo ricordo, Bell'Italia in viaggio, tutte le domeniche alle 14, Fabio Troiano ci consente davvero di scoprire le meraviglie del nostro paese. Grazie. Grazie a te, in bocca al lupo, grazie a Emilio Carelli, a Laura Tecce e a Matteo Ricci. Purtroppo dobbiamo ritornare, o per fortuna, visto che ne siamo appassionati, a parlare della politica. Ritorniamo tra poco con Maria Laura Cruciani e stanno arrivando tre osservatori di primissima categoria per ragionare su cosa sarà del governo e cosa sarà di Mario Draghi. Dopo il break. Di nuovo in diretta, se non fossimo un programma di politica vi presenterei quest'ultima parte della trasmissione come la parte dedicata ai tre tenori, perché davvero abbiamo tre giornalisti di importanza straordinaria per commentare la giornata di ieri. Il fondatore e primo direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, e vedo, lo stanno microfonando, il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. È stata una giornata molto difficile quella di ieri da raccontare, la crisi politica con le dimissioni di Mario Draghi, ma è stata una giornata difficile anche perché ci ha lasciato un maestro di tutti i giornalisti italiani, Eugenio Scalfari. Quindi non posso che partire da chi ne ha preso il testimone, Maurizio Molinari. È stata una giornata difficile, direttore, come quella di ieri, avere il peso di una crisi politica e di una perdita irrimediabile come quella del fondatore di Repubblica. È stata una giornata di tempo immanente, dove l'esperienza maturata con Scalfari, i valori che lui ci ha lasciato, che ci ha insegnato, sono serviti per interpretare e leggere uno dei momenti più delicati della vita della storia repubblicana, perché Draghi è stato un presidente del Consiglio
che così tanto ha fatto per il nostro paese. Direttore, la voglio prendere un po' da lontano, perché ieri è stata una giornata nella quale il braccio destro di Vladimir Putin ha pubblicato un tweet alquanto inquietante. Boris Johnson, Mario Draghi, chi sarà il prossimo? Questa mattina tanto Peskov, portavoce di Vladimir Putin, quanto Zakharova, portavoce del ministro degli esteri Lavrov, hanno detto non abbiamo nulla a che fare con le crisi in Gran Bretagna e in Italia. Vogliamo continuare ad avere buoni rapporti con Roma. Mi verrebbe da dire, gallina che canta ha fatto l'uovo. Ma ci siamo abituati a vedere in Dmitry Medvedev la voce del Cremlino che esprime in maniera più netta e chiara i sentimenti del presidente Putin di critica rovente nei confronti delle democrazie occidentali e del loro funzionamento. La signora Zakharova e il portavoce Peskov naturalmente fanno il loro lavoro, nulla toglie che la felicità trasudante dalle dichiarazioni e dal tweet di Medvedev lascia intendere quanto per la Russia Draghi sia stato un interlocutore molto scomodo, perché capace di rafforzare quell'area euroatlantica che sostanzialmente è lo strumento grazie al quale l'Ucraina sta riuscendo a resistere all'aggressione subita. Antonio Padellaro, il contrasto all'invasione dell'Ucraina da parte del fronte occidentale ha avuto in alcuni dei suoi sostenitori anche il malcelato obiettivo di provocare un regime change, un cambio di regime a Mosca. Dopo oltre 4 mesi di guerra, ci verrebbe da dire, il cambio di regime lo sta facendo Putin con le democrazie occidentali? Beh, non esageriamo. Le democrazie occidentali si gestiscono con le regole della democrazia. Boris Johnson ha perso il potere per i suoi errori e quindi ci sarà un successore. Si voterà in Gran Bretagna quando sarà. In Italia intanto la situazione è ancora, come dire, in divenire, perché non credo che la sorte del governo Draghi sia segnata in maniera definitiva. E comunque teniamoci le nostre istituzioni democratiche. Ecco, l'unica cosa è non speriamo che a Putin succeda qualcosa per risolvere i problemi. Cioè non è con la salute di Putin o con gli attentati a Putin che si risolve la guerra in Ucraina. Allora, chiedo un parere a De Angelis prima di entrare nel vivo di questa crisi che è in evoluzione in attesa della ora della verità, mercoledì. No, ma guarda, già detto, tu hai presentato come i 3 tenori sulla politica estera, c'è Molinari che è, diciamo, il tenore per excellence, diciamo, quindi ubi maior minor cessat. Diciamo che Draghi ha garantito un ancoraggio occidentale su tutti i principali dossier da quando si è aperta la guerra, ed è fisiologico che l'indebolimento di Draghi porta a gioire, diciamo, quelli che sarebbero stati pronti a ospitare Salvini, diciamo, nei suoi viaggi, o piuttosto gioiscono perché qualcun altro, diciamo, quelli che frenavano sulle spese militari, cioè non c'è dubbio, io non voglio santificare Draghi, su questo le democrazie, ha ragione anche Padellaro, hanno le loro, è tutto legittimo, diciamo, il gioco democratico, ecco, non c'è dubbio che è l'indebolimento di un punto di equilibrio, di ancoraggio occidentale. Certo. Antonio Padellaro, dicevi poco fa che la crisi è ancora in una fase fluida, non ancora l'ultima parola non è stata scritta. Noi in questa lunga mattinata di racconto abbiamo raccolto un'indiscrezione, il fatto che nel Movimento 5 Stelle si inizi a maturare anche la volontà del ritiro dei ministri, e dall'altra Italia Viva con Renzi che auspica la formazione di un nuovo governo Draghi con una maggioranza più ristretta, senza Movimento 5 Stelle. Tu credi davvero che questa possa essere la via per dare un esito non elettorale a questa crisi? Guardate, intanto mi sembra che la battuta più azzeccata sia stata quella di Giancarlo Giorgetti, che ieri verso quest'ora diceva ci sono sempre i tempi supplementari.
E poi abbiamo visto che con le dimissioni di Draghi e poi con il fatto che Mattarella lo ha rinviato alle Camere, andiamo ai tempi supplementari. Allora bisogna vedere chi li vuole giocare e come. Io credo che la politica debba sempre, anche nei momenti più drammatici, avere un senso. Io non ho capito bene ancora qual è il senso della scelta del Movimento 5 Stelle, però se il Movimento 5 Stelle decidesse di ritirare i ministri e quindi di far procedere inevitabilmente verso le elezioni, avrebbe un senso sganciarsi, magari, ma la butto lì, mi viene in mente, magari per fare poi, visto che si è alleata il Movimento 5 Stelle, prima con Salvini e poi con il PD, ma perché non allearsi anche con la Meloni, no? Certo. È una battuta, però in politica mai dire mai, no? Basta, ecco, la cosa fondamentale, e questo riguarda pure Draghi, e far capire alla gente, alle persone, ai cittadini, agli elettori, come volete voi, che cosa si vuole realmente. Perché quello che sta succedendo in queste ore è una confusione totale nella quale i cittadini, lo sappiamo perché parliamo con le persone normali o con i nostri lettori, non capiscono esattamente dove si vuole andare a parare. Certo. E lo dico anche a Draghi. Cosa vuole Draghi? Draghi vuole una maggioranza coesa, la stessa maggioranza che di adesso? Lo dica in Parlamento, ma se poi non gli va più di fare il Premier, alzi le mani e dica: non sono più l'uomo adatto per questo paese, e si va alle elezioni tranquillamente. Maurizio Molinari, il ruolo di Draghi in questo momento è cruciale. Ieri è salito al Colle dopo in realtà aver incassato una fiducia ancorché più ristretta rispetto a quella che gli fu tributata dopo il suo discorso di insediamento. Mario Draghi si sta impiccando a un orgoglio ostinato, oppure a riconosciuto che la formula che ha retto la sua maggioranza non esiste più? Ma io credo che Mario Draghi si senta vincolato al mandato originale ricevuto da Mattarella, cioè quello di guidare una coalizione molto ampia, quasi completa ad eccezione della Meloni, per affrontare le emergenze nazionali. È un mandato straordinario in una situazione senza precedenti, che si basa sulla volontà dei partiti di partecipare a questa coalizione. Prima è stata la pandemia, poi l'emergenza economica, adesso l'emergenza sociale delle diseguaglianze e quindi la guerra in Ucraina. Il mandato sostanzialmente è lo stesso. È chiaro che se una di queste forze politiche, quella numericamente più importante, che sono ancora di fatto nel loro complesso i 5 Stelle, si chiama fuori, chiaramente il mandato viene meno. C'è un elemento di severità, di grande coerenza politica nel comportamento di Draghi, e forse anche per questo credo che sia in corso un confronto vero, profondo all'interno dei 5 Stelle sulla decisione da prendere. Certo. Fino alla giornata di mercoledì. Vediamo segnali diversi. Certo, c'è chi chiede di far venire meno i ministri, ma c'è anche invece chi, come l'ex presidente Conte, ha riconosciuto a Draghi di essere andato incontro alla maggioranza delle richieste avanzate. Certo. Insomma, c'è una questione di coerenza politica fondamentale da parte di Draghi. Non orgoglio ma severità, dice il direttore di Repubblica. Alessandro De Angelis, fu lo stesso Conte qualche tempo fa a dire che forse Draghi non aveva più il mandato di governare, stante il fatto che il suo governo era nato per risolvere la pandemia e la messa a terra del PNRR. Tu credi che una verifica, che a questo punto si potrebbe consumare nei tempi supplementari, che ridefinisce il mandato alla luce della guerra e della crisi energetica, potrebbe rimettere insieme i cocci della maggioranza? Guarda, già il termine che noi siamo costretti a parlare di verifica, ci manca solo la fase 2 e la cabina di regia, come si diceva una volta, ti spiega il perché delle dimissioni di Draghi.
perché che sono un atto di serietà, di chiarezza e un atto squisitamente politico, nel senso che non questo governo, nato su impulso del Presidente della Repubblica per una situazione di straordinaria emergenza, non poteva trasformarsi in una sorta di governo goria o in un governo balneare, dove uno esce dall'aula al voto della fiducia mentre i ministri restano in carica, clamorosa sgrammaticatura istituzionale, un altro chiede la verifica e quell'altro presenta un documento di 9 punti e Salvini si prepara a presentarne uno di 18, in una situazione in cui, perché è successo il patatrac? Una situazione in cui dopo le amministrative, coloro che hanno toccato con mano, che è logoro il loro rapporto con il Paese, da un lato la Lega, dall'altro i 5 Stelle, hanno iniziato a logorare il governo per recuperare consensi. Conte, chiedendo alcune cose, Salvini il giorno prima dell'aula ha chiesto una cosa mica da niente, uno scostamento da 50 miliardi che è l'opposto di quello che pensa il Presidente del Consiglio. Quindi Draghi che cosa ha detto? Davanti a questo non ci sono più le condizioni operative di andare avanti. Certo. Ora, se da qui a mercoledì si producono dei fatti nuovi, cioè qualcuno dimostra un sussulto di responsabilità e anche le stesse critiche le mette in maniera un po' più costruttiva, diciamo, perché è ovvio che si può parlare in una democrazia, ma un conto è parlare, un conto è non votare una fiducia, altrimenti io credo che la questione sia un po' su un piano inclinato, quello certo. che raccontavate prima, cioè ieri sera al Consiglio Nazionale dei 5 Stelle si stavano per prendere a botte perché una parte voleva proporre il ritiro della delegazione dal governo. Certo, allora chi ha il pallino in mano? Di sicuro nel ruolo di notaio e non solo ce l'avrà Mattarella, che nel corso di questa legislatura si è trovato davanti a degli scenari davvero inediti. Rivediamo con la nostra Alice Sponton la storia di una legislatura tanto, forse troppo, forse mai stata così turbolenta. Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il contratto per il governo del cambiamento e sono davvero felice. Non succederà più che torni alle tre. Si sta iniziando a parlare di impeachment e dicono che non si può fare. Giuro di essere fedele alla Repubblica. La famosa manina, chi è stato ad aver aggiunto. Squadra che vince non si cambia. E qualcosa si è rotto. Giuro di essere fedele alla Repubblica. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva. Questo governo non lavora. Col favore delle tenebre. Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione. Di amare chi troppo vola, non... Ho già detto che per me non c'è un governo senza 5 Stelle. Ho già detto che per me non c'è un governo Draghi. Padellaro, di tutti gli attori in campo, secondo te chi ha davvero il pallino in mano, ammesso e non concesso che non sia Mattarella, che individui un'ulteriore formula dopo il giallo rosso, il giallo verde e il giallo tutto? Non lo so, lo escluderei. Draghi ha il pallino in mano, è evidente. È Draghi che deve decidere se andare avanti o confermare il fatto che non ci sta più. Però avete fatto bene a cominciare il vostro riepilogo con Di Maio. Guardate che Di Maio è quello che ha creato i presupposti dei disastri che stiamo vedendo in questo momento. Cioè la scissione di Di Maio, che qualche buon tempone aveva preso come un rafforzamento del governo Draghi, in realtà ha creato l'inferno dentro il Movimento 5 Stelle e portato certo. alle decisioni che sappiamo. Quindi diciamo che Di Maio è un po' il protagonista di questa fase, di questa legislatura. Vedremo se avrà anche un ruolo nella prossima. Io ne dubito, ne dubito. Maurizio Molinari, per qualche osservatore le dimissioni di Draghi segnano la fine del sogno, della supplenza dei tecnici rispetto all'incapacità della politica, una stagione iniziata con Ciampi e che con Draghi trova il suo definitivo epilogo. Tu condividi?
Io sarei molto prudente, mancano ancora diversi giorni alla deadline di mercoledì. Il negoziato fra Draghi e 5 Stelle è in corso, anzi direi fra Draghi e Giuseppe Conte è in corso, e ci sono degli elementi sicuramente di divergenza ma anche di forte convergenza. Il vero problema secondo me è nel campo del centrodestra e soprattutto della Lega, la tentazione di Salvini di unirsi alla voce a favore delle elezioni per dare la responsabilità ai 5 Stelle e quindi sostanzialmente avere di fronte a sé già uno scenario da campagna elettorale è il pericolo maggiore sulla strada di una conferma della fiducia a Draghi. La persona che può far saltare il banco è Matteo Salvini. De Angelis, l'uomo che fece deragliare il primo governo di questa legislatura con la crisi del Papete, ha il pallino in mano. Che cosa farà secondo te? Sì, non c'è ombra di dubbio, concordo in toto. Cioè, il centrodestra ha un'occasione unica, diciamo, usando una metafora calcistica, ha un rigore a porta vuota, perché è difficile che si possano ripresentare queste condizioni, cioè di andare al voto addossando la colpa ai 5 Stelle e peraltro senza timore di essere smentiti, andarci con gli avversari divisi, perché su questi presupposti è difficile che PD e 5 Stelle possano fare un'alleanza elettorale, e diciamo anche con un certo vento in poppa, ecco. Ora, in questo c'è all'interno del centrodestra, ora mentre noi stiamo parlando a me risulta che sta per uscire un comunicato del centrodestra e non sono molto d'accordo, tra Berlusconi che vorrebbe dire andiamo avanti con Draghi anche quello senza 5 Stelle, quello lo avevamo percepito anche noi, ecco, e Salvini che invece chiaramente certo. non ne vuole più sentire nulla. Comunque non c'è dubbio che il boccino in mano ce l'ha il centrodestra. Allora, ci dobbiamo fermare noi perché dobbiamo dare la linea al TG, voi perché immagino vi aspetti una lunga giornata e spero di rivedervi presto, magari tutti e tre assieme, magari giovedì per commentare l'indomani del giorno. Ci salverà Berlusconi, voleva dire Padellavo, se ho capito la battuta. Sì, esatto, bravo esatto, Alessandro, esatto. Ci salverà Berlusconi. potrebbe, anche secondo me. Sarebbe una nuova ironia della storia, saremo qui a raccontarvela. Grazie Maurizio Molinari, ad Alessandro De Angeli, ad Antonio Padellaro. Ci dobbiamo fermare, pubblicità. Grazie. Con tre tenori del giornalismo come Padellaro, Molinari e De Angelis è sfuggito il controllo dell'orologio. Sono in ritardo, do subito la linea al TG. Vi auguro buon fine settimana. Vi aspetto lunedì in diretta con l'area che ti restate.